Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Okay. Io sono Ally. Io sono Ali. E siete su Ally Auri Channel. Siamo in una location diversa dal solito, perché appunto siamo nell'hotel di Bellaria. Siamo in vacanza, siamo qui da una settimana e staremo ancora una settimana qui a Bellaria Gioia Marina fino a domenica 8, in cui appunto partiremo e poi ripartiremo per una destinazione speciale che appunto vi diremo prossimamente. E uscirà anche un altro video dedicato a un'altra valigia per un'altra destinazione. Ma oggi siamo qui per portarvi in una nostra giornata tipica al mare. Esatto, dalla mattina, da quando ci alziamo, molto belle, fino a metà pomeriggio, perché poi la seconda parte uscirà giovedì, con appunto tutta la sera noi che ci facciamo la doccia, che scegliamo l'outfit e noi che andiamo a letto. È una specie di vlog. L'anno scorso abbiamo fatto anche la daily routine, quindi appunto vi lasciamo nelle schede, più o meno non è cambiato nulla. Appunto questo, abbiamo voluto fare un vlog che è un po' più divertente, ecco. Vi ricordiamo sempre di seguirci su tutti i nostri social, Instagram e TikTok, dove ci chiamiamo alliauri.channel, Pinterest, dove ci chiamiamo alliauri.channel tutto attaccato, e anche di dare una sbirciatina al nostro sito. Infatti noi oggi stiamo indossando le magliette di alliauri.channel, anche noi, da notte rosa. Metterò anche il mio bellissimo smartwatch. Adesso è esaurito ma tornerà presto disponibile. Ecco, sono messa l'astuccio che arriverà molto presto disponibile sul nostro sito, e con dentro tutte le nostre cover per le input che ci siamo portate al mare. Ma direi di lasciarvi subito con il video. Io sempre spira qua, secondo me te non mi risciacquo bene quando mi fa la doccia. Hai dormito bene? Un sasso. Mi sono svegliato con un sasso. Perché io ho soltanto una tacca pane, scusate? Perché non degli affregati. E dei fregati, nonna? Com'è? Bello, arriva Ma come? Sveglia Bauchi quello lì. Sveglia Bauchi? Sì. Ho scelto di mettermi o un costume, questo qui di Beach CC, o questo qui di Beach CC. Di Beach CC. E io di mettermi l'armatura. Però... siamo tutte addormentate. Sarà questo sotto e questo sopra. Ci siamo cambiate. E il costume alla fine ho messo questo qui di Beach CC, che è meraviglioso. E quello rosso che l'ho messa con la mia di Wii. Esatto, e io ho messo questo vestitino. L'abbiamo comprato al mare un paio di anni fa. E io ho preso la Tenzennis. Prima stavamo anche sistemando alcuni degli acquistini che abbiamo comprato ieri sera, ma ve li faremo vedere prossimamente in un haul. Adesso dobbiamo preparare la borsa per il mare. Scusate tutto il casino che abbiamo in camera, lo diciamo adesso per tutta la giornata, perché non siamo in grado di tenere una camera ordinata. Esatto, quindi per le due settimane in cui siamo qui la camera è sempre così. E la nonna è fuori al telefono, l'abbiamo cacciata fuori in balcone perché sennò faceva rumore. Mettiamo dentro il costume di cambio, che è quell'altro di Beach Sissi che volevo mettermi oggi. Io ce l'ho già dentro. Il libro, perché ho finito quello di Momo e Raissa e ho finito anche Ragione e Sentimento, quindi adesso inizierò a fare Analitico 351, che questo qui invece è per la scuola. A me invece mancano poche pagine. Ovviamente le nostre inputs, e adesso sceglieremo anche quale coverina mettere per oggi. Abbiamo portato tutte le nostre coverine qua dentro. Dentro il nostro assuccetto che a breve uscirà. Non sono tutte, ma sono quelle che volevamo portarci via. E qui ci sono le nostre inputs. Le mie appunto rosa. E le mie gialle. E io quella con unicorno. E io quella con la valigetta che appunto è uscita giovedì scorso. Ne dici se ci mettiamo Winnie e Pimpy abbinate? Andata. Winnie e Pimpy sono abbinate alle nostre colore di Impods. Quindi siamo pronte per mettere anche queste nella nostra borsa. Cosa ti vuoi vedere? Ma sono da spiaggia. E ci mettiamo dentro il telefono, i fazzoletti, le cose che ci servono più a portata di mano. Ne e portiamo, anche le Impods. Ci portiamo appunto per la passeggiata. Sì. Ed è poco sobrio ovviamente. Ecco, la nonna ha scelto quello lì preso a Otranto. Nonna, fatti vedere. Che sopra le farfalle, nonna, giusto? E quindi è stato preso apposta per il canale. Comprate la roba. Stiamo dirigendo verso l'ascensore. Non hai la mascherina? E sono soltanto le 9.05, perché noi siamo sempre in orario. Mi sono una capettinata, come sono? Sei bellissima, bellissima nonna. Non ci saranno mai, se mi metti. Ecco qua la combricola e cover. Il bosco. La nonna ha preso brioche e io ho preso gocciole, perché oggi non c'erano i miei biscotti preferiti, e la crostata. E Laura invece ha preso crostata e biscottini con l'uvetta, ma adesso le eliminerò. Ecco la nonna con il suo cattaro che arriva. Ecco la nonna che rovescia l'acqua. Ecco, sono arrivate anche le bevande calde. Io ho preso il latte, l'avrò il suo fatatico, succo alla pera, la nonna il cappuccino. E abbiamo finito di fare colazione e le adesso sbocciate, mai più riprendere, o siamo andati. Non sono gocciole, gocciole, sono infatti, taroccate. Sono gocciole tarocche, nonna. Colto l'ovetta dai biscotti. Io ho mangiato la brioche,
Buona. Il cappuccino. No, era bruciata. Stamattina è tutto no. Dopo 2 minuti di relax, prendiamo le nostre borsette, direi di dirigerci finalmente in spiaggia. Sono solamente 10:15, ma oggi abbiamo fatto con calma, dai. Qual è meglio dei due? Blu. No, non lo so, Auri. No, forse quello di paglia, non. Quando voi sarete d'accordo. Cascherà il mondo. Abbiamo 60 kg per ciascuno. Esatto, io ho anche il cuscinetto perché non si fa il bagno senza questo. Reagiamo, cioè, con la mascherina e gli occhiali. Tanto per dire. Vediamo. Eccoci qua, direzione spiaggia. Finalmente il nostro hotel di stagio, due minuti a piedi dalla spiaggia. Ma una tienda il cappello, sennò ti vola. Ciao. Adesso stiamo andando. Cioè, non c'è neanche troppo caldo ad ombra. Poi in spiaggia, 65 gradi. Qui praticamente hanno cambiato tutto. Ci sono gli spogliatoi e i bagni nuovi. E sono chiusi perché probabilmente è guardia di finanza. Stiamo gonfiando i due materassini dell'Auri della nonna. Abbiamo gonfiato i 3 robini. Ho gonfiato. E adesso andiamo a cercare il nostro ombrellone. Sono super colorati. Questo è più grande. No, sono tutti uguali, nonna. Ci siamo incremate per bene. E adesso prendiamo tutte le nostre boscettine e andiamo a fare una bella passeggiatina sul lungomare. La borsetta molto sobria, nonna. Avevo trovato solo questa. La nonna armata di ciabatte e l'Auri. Stiamo pronte per fare la nostra passeggiatina. C'è già un sacco di gente che fa il bagno perché è abbastanza tardi. E noi invece andiamo a fare la passeggiatina fino al molo, che sono circa una trentina di bagni. Ecco i due elicotteri che passano tipo tutti i giorni. Puntualmente ci fermiamo a guardarli come 3 fesse. E la nonna non si è neanche fermata ai banchetti, nonna, hai qualcosa da dire? Mi fermo dopo. Eccola. E stiamo pure camminando nell'acqua, così facciamo più fatica, nonna. Ci ha fermato una ragazzina super carina per chiederci di fare una foto. Giulia, giusto? Esatto. E la nonna è andata in bagno, una tappa mattutina, il bagno a metà passeggiata. In qualche bagno sconosciuto. Esatto, e adesso noi l'aspettiamo e poi finiamo la passeggiatina. Siamo finalmente arrivate al volo. Dopo un paio di tappe in cui mi sono anche ripresa la nuova cavigliera. Perché Alice distrugge qualsiasi braccetto che incontri. E adesso siamo arrivate al molo, quindi saliamo perché ce lo meritiamo, nonna, andiamo. Andiamo a vedere cosa c'è. Eccoci qui sul molo, tra l'altro lì non sappiamo cosa stiano facendo. Nonna, chi è che viene a cantare? Ricky e Astol. Di là c'è Igea Marina e di qua invece c'è Bellaria. Stiamo tornando indietro verso il nostro bagno. Vediamo quelli che fanno piroffino. Sì, esatto. E noi qua belle belle che guardiamo. Finalmente siamo arrivati al nostro ombrellone. È stato il viaggio della speranza. Sono morta. Siamo all'ombra a riposarci un po'. Laura è stata il sole, quindi è andata a farsi una doccetta. Ma adesso, siccome è un quarto mezzogiorno di già, cioè qua il tempo vola, andiamo a fare un bel bagno mezz'oretta. Prendiamo i nostri 3 cuscinetti e andiamo a fare il bagno, però non portiamo il telefono perché ovviamente non è sicuro. A dopo. A dopo. Adesso arriverà anche Lauri, che è andata a farsi la doccia. Eccoci qui, dopo aver fatto il bagno, ci siamo proprio inquate verso l'hotel perché sono le 12:30 e non avremo il pranzo alle 12:30. Quindi adesso andiamo di corsa in camera a cambiarci perché siamo con l'asciugamano. Siamo in balcone perché dentro c'è troppo freddo, perché la donna delle pulizie lascia la porta chiusa e quindi si accende l'aria condizionata automaticamente. Ci siamo preparate e io mi sono rimessa il vestito che avevo anche stamattina, anche per andare in spiaggia. La nonna si è rimessa il suo, Lauri si è andata e si è messo un altro. Si preoccupa, era sporco. Ha detto un ombretto verde, eh? No. Ecco quello della Auri. Ascensore! Macabra! Eccolo, finalmente andiamo. Ci siamo arrivati e questo è l'antipasto. Come vi facciamo vedere spesso su TikTok, facciamo antipasto primo, secondo e a volte il dolce. E recensiamo i nostri menù. E dobbiamo anche scegliere il menù di domani. L'antipasto era buono, dai. Le polpette alla fine erano tipo con il riso ma anche con la carne. Quindi non saprei neanche come definirli. E adesso sta arrivando il primo. Questo è il mio primo, sia gnocchi tirolesi con speck, mi pare. Lì c'è la roba super mega estiva, ovviamente non di montagna, dato che si chiamano gnocchi tirolesi. No, Laura era risotto con gamberetti e nonna anche con i piselli. Ovviamente tovagliolo davanti, se no ci si sporca. Spazzolate via il primo, ma era delizioso. Ecco arrivato il secondo. Io e Laura abbiamo preso la cotoletta. Dividiamo sempre il ketchup, siamo molto brave. E la nonna invece ha preso il branzino. Abbiamo mangiato troppo, nonna. Sì, troppo. Adesso andiamo su con l'ascensore. Ehi, nonna, noi stiamo andati sulla pranzo e io sono qua seduta in balcone con le nostre magliettine fantastiche. Mi sono messa anche la nostra maglietta, ero in bagno, la nonna sta riposando sul letto. Uguale, è svenuta nel sonno, comunque i dettagli dopo si sveglierà. Adoro la nostra maglietta che adesso diventa anche tutta azzurrina. E adesso facciamo anche noi un po' di riposino perché per andare in spiaggia
alle 2 c'è troppo caldo. O leggeremo o io inizierò a editare. Allora si sta da dire, sono in un bellissimo mood. Adesso continueremo a fare insomma quello che stavamo facendo, sia editing e lettura. E tra una mezz'oretta, 40 minuti andremo giù in spiaggia. Anche un po' meno. Dopo che andremo giù in spiaggia il video terminerà e faremo la seconda parte nel video che uscirà giovedì. Appunto la night edition. La nonna si è svegliata, non hai fatto un bel riposino? Sì, sono in coma, sono in stiamo guardando anche le Olimpiadi. Lauri è qui fuori, what are you doing girl? I'm reading. Con il libro chiuso? Stavo guardando TikTok ovviamente. Stavo un po' editando video. Sebbene siano un quarto alle quattro, siamo ancora qua, belle belinde. Io sto leggendo, la nonna sta guardando il telefono. 5 minuti ci sono. Mi sto facendo. Hey là! Noi ci stiamo cambiando per appunto dalle spiagge, tipo tardissimo, però eravamo cotte, quindi siamo rimaste a letto. Bianca, rossa e verde. Bandiera italiana. In onore delle Olimpiadi dei nostri atleti. Bravo, più che bravo. Ci basta. Ragazzi, no, più l'orologino. Come l'orologio? Stiamo andando giù, sono le 4:30, credo, ma... No. Ripeto che non hai lo siamo che è stato un giorno sbagliato per fare i video perché siamo stanche morte. E adesso andiamo giù in ascensore e poi inizierà la seconda parte del vlog che uscirà giovedì. Che però nonna? Sono la cadessa morta. Benissimo. Ci vediamo giovedì. Il video termina qui. Speriamo tanto che il video vi sia piaciuto e che vi siate divertiti a stare con me, Lauri. E la nonna. Abbiamo fatto anche una live tutte e tre insieme sabato sempre qui su YouTube. Le lasciamo appunto qualche parte nelle schede. È stato molto divertente, speriamo che sia piaciuta anche a voi. Ormai la nonna è una di noi, la nostra idola. Nonna saluta. Ciao. Eccola lì dietro. Vi diamo appuntamento giovedì con la seconda parte del vlog. E adesso salutiamo 10 persone l'anno uscite dal video precedente. Iniziamo con Giulia. Un bacione. Comunque guardate che bella la cover, quella olografica. C'è Daniele. Un bacione. Laura. Un bacione anche a te. Mafalda. Un bacione. Iba. Un bacione. Rudina, un bacione anche a te. Roxito, un bacione. Vittoria, un bacione. E per ultima Matilde, un bacione anche a te. Ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao!